Sono arrivati da tutta l'Italia, qualcuno anche da fuori, più che appassionati dalla Vespa, veri e propri innamorati, disposti a fare chilometri sulle due ruote, vespisti nell'anima, giovani e meno giovani. Di Charleroi fino a Roma con furgoni e di Roma fino a qua con la Vespa. Montegrotto Terme, Vespe Padane di Padova naturalmente, Vespe Padane che non c'entrano niente con la politica, mi raccomando, perché Vespa Club e politica non esiste. Da Barletta in giro per tutta la regione, tappe a Bari, Ostuni e Lecce, un mini viaggio chiamato Explora Puglia, turismo e sicurezza stradale. È importante perché sia le tradizioni degli anni 60 in cui il Giro dei Tre Mari e anche altre manifestazioni toccava la Puglia e si è rivitalizzata in questi ultimi 15 anni con nuove generazioni di vespisti che hanno abbrancato questa passione e anche il collezionismo, quindi è nato poi, le Vespe sono diventate d'epoca e quindi necessariamente un nuovo filone si è aggiunto al vespismo tradizionale. Tanti uomini sì, ma nutrita anche la presenza delle donne, il tocco di femminilità che non guasta. Possiamo dire che la Vespa è femminile? Assolutamente sì, visto che sono tanti maschietti qua, ti pare, almeno una femminuccia. E che cavolo, un po' di piccola dose di, come dire, di leziosità.